La parola chiave di questo forum è prevenzione. Come Regione Lombardia si sta attrezzando per la prevenzione dei lavoratori, soprattutto visto che siamo all'INAIL? Ma non da oggi, questa opera c'è già in Regione Lombardia, già negli anni passati siamo intervenuti con convegni rivolti soprattutto ai lavoratori, non solo, ma anche spesso ai giovani, perché la prevenzione è un qualcosa che va inculcata sin da giovane dai ragazzi, e quindi è una cultura della prevenzione che purtroppo manca oggi in Italia, e credo che sia questo il compito primario e più importante, quello di riuscire a trasmettere la cultura della prevenzione nei giovani e nei lavoratori, insieme all'INAIL, insieme all'Automobile Club per quanto riguarda gli incidenti stradali. E c'è una collaborazione, una sinergia continua nei posti di lavoro, ripeto, molto nelle scuole e in vari convegni che si sono susseguiti. C'è anche un protocollo di intesa tra voi, INAIL, ACI e Regione? Non è proprio un protocollo d'intesa, anche se di fatto c'è, per cui è una collaborazione continua con stampa di volumetti che distribuiamo tramite l'INAIL, tramite l'ACI, tramite le scuole, e diciamo un protocollo sottinteso, de facto, nella realtà esiste, ed è poi quello che importa naturalmente. Qual è lo stato dei dati a oggi? I dati, lo diceva poc'anzi la direttrice, sono dati che ci preoccupano e sono molto alti. Molti degli incidenti in itinere, il percorso scuola, casa, lavoro casa, altri sono quelli che accadono proprio sulla strada, gli autotrasporti e chi lavora sulla strada. Ecco, sensibilizzare tutti noi a lavorare meglio e stare attenti quando si va in macchina e circolare in sicurezza è fondamentale, ma ritengo che la cultura del rischio sia quella che dobbiamo oggi portare avanti, lavorare anche insieme a voi per sensibilizzarla e interiorizzarla in tutti noi. Un progetto assieme che comunque parte da lontano, Regione Lombardia, INAIL e ACI Milano. Ecco, come siete riusciti in questi anni ad avviare alcune attività e soprattutto in futuro cosa prevedete di fare per diminuire o limitare l'infortunistica stradale e gli incidenti stradali? La collaborazione è risalente nel tempo, è una collaborazione molto stretta. Nel 2023 ci ha veramente visto protagonisti, anche con una pubblicazione importante che è Guidiamo chi guida. È chiaro che il lavoro non è finito, lo dicevo prima, il lavoro deve proseguire, il lavoro si basa su due pilastri che sono importantissimi. Sicuramente dobbiamo parlare sempre di prevenzione, sempre, sempre, sempre di prevenzione, sia dai giovani che sia raggiungendo i lavoratori sui luoghi di lavoro. E oltre alla prevenzione dobbiamo fare informazione sui temi che oggi abbiamo iniziato a sviluppare tra esperti, tra addetti ai lavori, ma che dobbiamo veramente far capire al territorio, ai ragazzi, ai giovani, perché la mobilità sta cambiando in fretta, e anche questi enti che a volte sembrano un po' antichi devono stare al passo, devono essere moderni nell'informazione e non vecchi nell'informazione.